Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel, ci colleghiamo con il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri del comune di Castellabate per tracciare un po' il bilancio della situazione contagi nel comune, ma anche per parlare di altre cose. Sindaco, buongiorno, bentrovata. Buongiorno, buongiorno Raffaella, grazie. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito per fare un po' il punto della situazione nella vostra città. Ieri il report dei dati per quanto riguarda i contagi totali nel comune di Castellabate sale a 18, ma ci sono anche 3 guariti, insomma, quindi questa è la buona notizia. Allora, come procede nel comune di Castellabate? Abbiamo visto che per molto tempo il comune di Castellabate è stato Covid-free, ma purtroppo, insomma, si sta verificando un po' in tutto il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un aumento, dei contagi a causa del Covid-19. Sì, sicuramente il concetto del mal comune mezzo gaudio non è una cosa che ci fa piacere, ma effettivamente i dati dei contagi in tutto il comprensorio cilentano stanno salendo. Per quanto riguarda Castellabate, io vorrei partire prima, come già hai detto tu, da un dato che ci sono già 3 guariti, chiaramente sono coloro che hanno contratto il virus all'inizio e parliamo, diciamo, dopo il 25 ottobre, altri sono in via di avere il secondo tampone, per cui spero che in questi giorni potrò dare delle notizie positive in merito appunto ad altre guarigioni. Ad oggi il numero dei contagi, dei casi positivi appunto a Castellabate da ieri sera è salito a 18. Però io vorrei fare delle considerazioni. Io in questi giorni ho fatto vari appelli anche a non abbassare la guardia, soprattutto all'interno delle famiglie, perché quello che si sta verificando, e credo che sia un dato un po' comune a vari comuni, scusatemi il bisticcio di parole, è che questi contagi avvengano in famiglia. Noi abbiamo varie situazioni di interi gruppi familiari che si sono contagiati a vicenda nella stessa abitazione. Quindi diciamo che sono delle situazioni, diciamo, abbastanza circoscritte, e ce ne sono altre invece che, pur avendo un nucleo familiare molto ma molto ristretto, comunque si sono contagiati. Ma sicuramente oggi, diciamoci la verità, è molto semplice contrarre questo virus. Oggi noi non siamo nella situazione in cui eravamo a marzo ed aprile, laddove c'era una chiusura totale di tutto, c'era l'interdizione della mobilità a livello nazionale, era molto più semplice controllare il territorio. Oggi il divieto di mobilità è solamente per le province diverse da quelle di Salerno, nel territorio ancora noi si può arrivare, tanto per dire, a Castellabate da parte delle regioni come noi gialle. Si può ancora avere accesso nel nostro territorio, in tutta la regione Campania, anche dall'estero. Quindi diciamo oggi la situazione è completamente diversa. E quindi questa situazione, anche a livello di controlli, carica moltissimo i sindaci che si trovano a dover magari prendere dei provvedimenti più restrittivi rispetto anche a quanto stabilito dal DPCM oppure dalle varie ordinanze regionali. Io infatti ho adottato delle ordinanze per quanto riguarda e prorogherò per quanto riguarda il divieto, la sospensione anzi dei provvedimenti di residenza e di domicilio. Ci sono anche Ho delle restrizioni, scusami Luisa, ci sono anche delle restrizioni per quanto riguarda la chiusura preventiva dei luoghi di aggregazione. Ecco, qualche giorno fa, insomma, avete comunicato sono anche appunto delle, sì, ulteriori abbiamo misure. chiuso,
Ho chiuso il parco giochi adiacente a Villa Matarazzo, il castello, anche perché all'interno del castello ci sono delle mostre. Ho chiuso le sale dei punti di aggregazione, due sale. Ho chiuso il centro per gli anziani. Ma voglio dire che sto pensando ad altri provvedimenti, perché purtroppo noi abbiamo delle zone dove c'è un'alta concentrazione della cosiddetta movida. Quindi sto pensando anche a dei provvedimenti legati soprattutto al flusso del fine settimana, perché si assiste, anche grazie al tempo buono, in alcune zone del comune a delle situazioni di assembramento. Quindi sto anche verificando e sto pensando di adottare delle misure più restrittive. Quindi stavo dicendo, molte volte è data molta di quelle responsabilità che probabilmente a monte non riescono a prendersi, viene demandata e viene scaricata sui sindaci che si trovano a dover gestire. Per carità, oggi la situazione, ripeto, per carità, è assolutamente sotto controllo. Noi monitoriamo e io col report serale comunico quelle che sono i dati che vengono, ma poi c'è da dire, Raffaella, che nei comuni più piccoli, nonostante che ci sia una stretta riservatezza rispetto alla privacy, bene o male si ci conosce un po' tutti, quindi diciamo che alcuni dati escono, per cui c'è un autocontrollo di questa situazione. Però ripeto, laddove non ci sono delle prese di posizioni un po' più rigide a monte, e molte volte lo sto vedendo anche in altri comuni, sono i sindaci a dover adottare dei provvedimenti molto, molto più restrittivi. Io sinceramente vorrei dire che ieri sera, io non entro nella dinamica della valutazione di quelli che sono i 21 parametri che consentono poi alle regioni di passare da un colore, tanto per dire, dal colore giallo all'arancione o alla rossa. Mi fido sicuramente di quello che sono i report che arrivano al ministro della Salute, che ha ritenuto ieri sera ancora una volta di non mettere la Campania nella zona arancione. Però io ascolto anche gli appelli dei medici, ascolto continuamente, vedo continuamente questi servizi che ci danno delle immagini dei pronto soccorsi in varie situazioni, in varie città, e non solo città grandi, ma anche centri più piccoli, di autoambulanze in fila. Quindi io credo che siamo di fronte ad un sistema sanitario che sta per collassare, perché oggi, e credo che a monte ci sia la forte necessità dell'intervento dei medici di base, perché hanno un ruolo fondamentale, che è quello ai quali ritengo che noi a Castellabate fortunatamente abbiamo tutte delle situazioni di carattere asintomatico o con lievissime sintomatologie. Però mi rendo conto che e soprattutto nei centri più grandi non c'è uno screening, non c'è un filtro a monte che passa attraverso l'azione del medico di base, che deve indirizzare magari attraverso una cura domestica, a casa, domiciliare, di sintomi, ma vengono tutti incanalati verso i pronto soccorsi. È evidente che poi arriviamo a queste situazioni che sono veramente allarmanti. Allora io, ripeto, ho una profonda fiducia istituzionale sul lavoro che stanno facendo presso il Ministero della Salute, però io ritengo che quindi l'ho scritto tutta l'analisi di questi 21 indicatori. Però dalla situazione che poi emerge, mi rendo conto che probabilmente, dovremmo essere nella fase di
essere inseriti, se non tutta la regione Campania, ma quantomeno quelle zone che sono più a rischio, in una zona arancione, quindi con delle restrizioni maggiori che consentono, e quindi voglio fare anche questo, che consentono anche di avere un maggiore controllo dei vari territori da parte di chi è preposto a controllare. Quindi che cosa ne pensi, ecco, di questo pugno duro da parte di De Luca che continua, insomma, a sostenere quello che poi nei giorni scorsi abbiamo ascoltato più volte? Ecco, ieri c'è stato un altro comunicato stampa del governatore della Campania. A quanto pare la Campania resterà zona gialla e niente, quindi aspetteremo magari la sua diretta di venerdì per capire se ci saranno ulteriori provvedimenti. Sì, aspettiamo la diretta del venerdì, che comunque di venerdì credo che riservi sempre delle sorprese. Però noi siamo passati durante il lockdown da una situazione in cui, ripeto, era molto più semplice gestire la situazione con tutto chiuso. Si parlava di lanciafiamme e siamo passati oggi ad un'altra situazione. Alcune settimane fa il governatore De Luca con una comunicazione, consentitemi, molto terroristica, ha detto che la regione Campania e tutto il territorio nazionale era nella fase di essere considerata zona rossa. Poi siamo passati ad un'altra comunicazione che invece celebra la sanità campana, per cui io credo che ci voglia una maggiore chiarezza, perché effettivamente la gente comincia a non comprendere se la Campania ha una situazione sanitaria che è nel range che ci consente di stare nella zona arancione, gialla, oppure noi siamo effettivamente nel dover passare alla zona arancione. Quindi io mi auguro che questo tergiversare non comporti poi che la situazione dal punto di vista sanitario possa peggiorare e noi ci troviamo a dover gestire in una fase molto molto più stringente il periodo natalizio. Quindi io mi auguro che quindi sarebbe meglio probabilmente adottare oggi delle misure più restrittive, chiaramente laddove ci sono gli strumenti per dire che noi siamo dobbiamo andare nella zona arancione e aspettare che magari la situazione possa aggravarsi. Quindi Questo è tu quello che penso saresti io. favorevole, Luisa, scusami, a rientrare nella zona arancione, per quanto riguarda le problematiche legate alla regione Campania e anche alla luce dei dati epidemiologici, insomma, di alcune città che fanno registrare davvero ogni giorno contagi elevati? Allora, io sarei favorevole innanzitutto a individuare quelle zone che hanno un maggiore indice di contagiosità. E quindi ci riferiamo a delle grosse realtà, e noi le sappiamo, Napoli, Caserta, poi ieri sentivo che ci sono altre zone tipo Castellammare di Stabia, quindi intervenire soprattutto. Poi è evidente che io comprendo perfettamente e mi compenetro anche dal punto di vista dell'economico, perché poi ci sarebbero altre categorie, mi riferisco a quelle categorie che comunque già sono in sofferenza per quanto riguarda i pubblici esercizi e gli stessi, alcune altre categorie. Mi dispiace, però per dire, è meglio intervenire oggi laddove ci sono queste criticità che aspettare che arriviamo magari al 20 novembre e registriamo delle situazioni che sono più gravi. Mi auguro che questa situazione, che i dati possano rientrare, perché bene o male, qualche cosa, qualche misura più stringente è stata messa in atto, però mi rendo conto, ma soprattutto da quello che vedo, soprattutto in televisione, passa un messaggio totalmente diverso che non è una glorificazione della sanità campana.
Che cosa ne pensi della notizia del vaccino, Luisa? Ieri abbiamo ascoltato in TV, ho letto, insomma, anche sui vari siti internet dell'ottima risposta al 90% che il vaccino sta dando su determinati, insomma, determinate persone alle quali è stato somministrato. Che cosa ne pensi di Ma questa? ne penso benissimo perché mi auguro che questa, che innanzitutto i tempi, perché anche rispetto a questa situazione ci sono stati dei messaggi e delle comunicazioni un po' diverse, perché siamo sempre lì. C'è qualcuno che dice che a partire da dicembre, inizi gennaio, ci possa essere, diciamo, la prima somministrazione. Qualcun altro, sempre nel campo chiaramente scientifico, medico, parla di primavera. Quindi io vorrei che anche rispetto a questo, che ci fosse una comunicazione molto, ma molto più seria ed efficace, perché mi rendo conto che siamo nella fase iniziale, però già il messaggio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto, che ha parlato in maniera entusiasta, che risponde questo vaccino al 90%, io credo che è importantissimo. Per cui mi auguro che però ci si possa dare anche rispetto a questo un messaggio più, anche rispetto alla tempistica, un messaggio più chiaro di quando potrà essere effettivamente in commercio questo vaccino. Anche perché credo che debba passare un messaggio serio anche rispetto a questo, perché io non vorrei che anche questa comunicazione possa in alcuni soggetti tendere a minimizzare oggi la situazione, perché oggi non va assolutamente minimizzata per quanto mi riguarda. E quindi con la speranza, con l'ausilio che fra dicembre ci possa essere il vaccino, possa passare anche un messaggio di maggiore rallentamento delle regole. E quindi mi auguro che passi un messaggio, dicevo, anche sulla tempistica molto più chiaro. Quindi ce lo auguriamo tutti quanti. Diciamo che l'informazione effettivamente da parte del governo, della regione, ma anche degli organi sanitari preposti, ha un po' fallito. L'abbiamo messo in evidenza più volte nei mesi scorsi, quando abbiamo dovuto affrontare il lockdown. Noi come organi di informazione, alle volte era davvero difficile poter reperire delle notizie chiare da dover comunicare ai cittadini che con tanta paura, ecco, attendevano delle notizie precise, ecco, chiare, come hai sottolineato tu. E quindi mi auguro che si faccia davvero chiarezza nel comunicare prossimamente non solo i dati sanitari, ma anche tutte le altre misure che ci vengono poi proposte da parte del governo, della regione, ma soprattutto anche da parte dell'ASL di Salerno per quanto riguarda, insomma, la nostra provincia. Luisa, un'ultima domanda, un ultimo tuo messaggio ai tuoi concittadini per quanto riguarda la situazione attuale e poi ci salutiamo e ti lascio, insomma, ai tuoi impegni. No, io vorrei lanciare un messaggio chiaramente, un messaggio nel quale io dico che la situazione comunque è monitorata, è controllata, perché io sono in continuo contatto con l'ASL, quindi ogni sera comunico quella che è la situazione. È evidente che continuo però a richiamare al rispetto delle regole ai miei concittadini, che voglio dire è una comunità che è molto attenta a questo, però ci sono ancora degli episodi che lasciano, devono essere sottoposti a maggiore controllo sicuramente. Quindi io ripeto, se sto valutando la possibilità di emettere altri provvedimenti restrittivi, ma vorrei dire di stare tranquilli, perché i controlli comunque ci sono.
e che oggi la situazione, diciamo, è circoscritta sul territorio, soprattutto a dei nuclei familiari che purtroppo, e quindi l'appello anche all'interno delle famiglie al rispetto delle regole, laddove soprattutto ci sono delle persone più anziane. Quindi è un messaggio di tranquillità, di stare tranquilli perché monitoriamo continuamente la situazione. Grazie Grazie Luisa, ci risentiremo a te, Raffaella, sicuramente buona giornata. nei prossimi giorni, magari dopo la consueta diretta del governatore della Campania, anche per capire, insomma, come procederà appunto la nostra regione per quanto riguarda le ordinanze e le varie restrizioni, insomma, che si prospettano purtroppo arrivare nel prossimo futuro. Grazie ancora Luisa. Buona giornata, buon lavoro.